Ecco, siamo con Giorgio Palmucci, presidente Enit, qui nello stand di Enit Italia. Presidente, ci siamo incontrati circa 6 mesi fa in un evento a Sestri Levante. Sembrava che tutto fosse si svolgesse in positivo, purtroppo ora incombe una guerra che purtroppo è ai confini dell'Europa e chiaramente c'è molta preoccupazione da parte degli operatori turistici. Come vedete voi questa situazione? Ah, effettivamente quando ci siamo visti, anche perché ci siamo visti in un momento in cui la Liguria aveva passato un'estate molto positiva, anche se con la presenza, ripeto, soprattutto di turista domestico e dei paesi di prossimità. L'uscita dalla pandemia o comunque la riduzione delle restrizioni faceva ben sperare, per cui devo dire che la guerra in Ucraina, oltre alla situazione disastrosa, drammatica che stanno vivendo, ha creato un'ulteriore incertezza su quella che è una ripresa. E quindi noi ci auguravamo un 2022 già di ripresa del turismo in Italia e che probabilmente, soprattutto per quanto riguarda i flussi intercontinentali, bisognerà aspettare ancora l'anno prossimo, e per riuscire a ritornare ai risultati del 2019 non ci arriveremo prima del 2024. Ecco, mancheranno i turisti russi, chiaramente per alcune località, soprattutto di elite, no? Portofino, Porto Cervo, Forte dei Marmi, e questo è un danno economico, noi diciamo, rilevante. Sicuramente il turista russo per certe destinazioni era molto importante. A livello di valore assoluto, per come peso del turismo nel nostro paese, turismo straniero nel nostro paese, è una percentuale molto bassa, ma che era in fase di crescita, per cui sicura. E poi per certe destinazioni comunque era un turista molto presente, non soltanto in quelle destinazioni che lei ha citato, ma basti pensare anche soltanto alle Marche, dove facevano molto shopping tourism per l'acquisto soprattutto delle calzature, quindi c'è tutto il settore calzaturiero delle Marche che sta soffrendo per l'assenza del turista russo. Noi ci auguriamo che appunto la guerra finisca in fretta, anche perché al di là degli aspetti politici e drammatici, ripeto, che stiamo vivendo, la popolazione russa ama moltissimo l'Italia, per cui veniva in Italia e degli eventi che noi abbiamo organizzato nel passato in Russia, non soltanto a Mosca ma a San Pietroburgo ma anche a Katerinburg proprio l'anno scorso, vedevamo come c'era un forte desiderio da parte dei russi di venire nel nostro paese. Benissimo, un'ultima battuta per quanto riguarda BIT, quest'anno di nuovo in presenza finalmente, direi, e c'è tanta gente. Che vetrina può essere per il paese questo? Ma io dico che abbiamo imparato a vivere in virtuale, ma il mondo del turismo non vive soltanto di virtuale, ma vive anche di contatto e di toccare con mano quelle che sono le bellezze del nostro paese. Lo stesso vale per una fiera come BIT, quindi non più virtuale ma dal vivo, permette veramente di fare incontrare domanda e offerta, quindi ci sono moltissimi buyer provenienti da ogni parte del mondo, ma poi allo stesso tempo anche di far rincontrare gli operatori italiani che per così tanto tempo si sono visti soltanto su Meet, Zoom e strumenti del genere. Benissimo, la ringrazio infinitamente. Grazie. E l'aspetto a Sestri Levante per il prossimo anno. Volentieri.